2 giugno 1946 nasce la Repubblica Italiana. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Italia volta pagina. Il referendum istituzionale, indetto per stabilire la forma dello Stato, vede la vittoria dei repubblicani con il 54,3% dei voti contro il 47,7% dei monarchici. Per la prima volta in Italia votano anche le donne. Il passaggio dalla monarchia alla Repubblica avviene in un clima di tensione fra polemiche sulla regolarità del referendum e accuse di brogli. Vittorio Emanuele III abdicò in favore del figlio Umberto II. Tre settimane più tardi, gli italiani furono chiamati alle urne per rispondere al referendum costituzionale. Monarchia o Repubblica? L'attesa del responso fu drammatica. Era la prima volta, dopo tanti anni, che il popolo si sentiva chiamato a prendere davvero liberamente una grave decisione storica. Antichi errori e nuove speranze si dibattevano in ogni animo. Di ancor più nuovo c'era finalmente la certezza che il libero voto non sarebbe andato disperso o sopraffatto dalla prepotenza di un unico partito. Poi radio e giornali dettero i risultati. La monarchia ebbe 10.719.284 voti. La Repubblica 12.717.912. Il 54% degli italiani aveva voluto la Repubblica, e Repubblica fu.